Niente, oggi vado in cantina. Accendo la luce, mi giro, guardo mia madre e penso, caspita, si nota ancora di più la somiglianza tra di noi adesso che sei morta da 3 anni. Hashtag pensione. Bene, buonasera, questa era così per presentarmi, diciamo. Fatelo, fatelo. Io sono Giorgio Magri, sono un one-liner, un battutista da una riga, poi ogni tanto 2 righette me le faccio anch'io, non è distante. Mi sono detto nella vita bisogna provare tutto, proviamo anche la cocaina 1 migliaio di volte. Politicamente mi ritengo un estremista di centro. Ho attraversato un periodo un po' difficile perché nel giro di un anno sono mancati i miei genitori. In famiglia siamo rimasti solo io e mia sorella, ho provato a mandarla in crociera con la Costa, ma niente da fare, questo. Tornata a casa, capisco. L'altro giorno mi ha detto Giorgio, ma non usare il cucchiaio di legno per cucinare che è antigenico. Io l'ho risposto, ma non rompere i coglioni, sono 40 anni che lo uso, non è mai morto nessuno. Attenzione. Vuoi vedere? No, scherzavo, comunque non è vero che le ho pagato una crociera, assolutamente. Scrivo io i miei pezzi, come autore sono talmente bravo che inserire battuta qui. Adesso faccio come gli americani, faccio la battuta e poi faccio ptunz. Che figata. Sentite questa, la mia battuta preferita. Una batteria cade dalle scale. Ptunz, tupitutunz, tupitutupitutunz. Non mi piacciono le pecore nere, preferisco le nere a pecora. Qualche problemino con la dislessia. Dislessia, spero che curino una trova. Qualche problemino di sindrome bipolare, io no. Assolutamente. No, poi mi sento autorizzato a scherzare su queste cose perché ho un amico schizofrenico, si chiama Giorgio Magri. No, comunque adesso parlando seriamente, io non è che soffro di sdoppiamento di personalità, semplicemente come tutti quanti ogni tanto parlo tra me e me, no? Sei tipo Giorgio, secondo me la sindrome di Tourette. Incazzate, stronzo! Sono andato dal dottore e mi ha detto che sono un ignorante ipocondriaco. Io non so che cazzo voglia dire, sono in panico di brutto. Vabbè, qualcuno di voi per caso è stato preso a martellate sui denti di recente? Alzate la mano, grazie. Nessuno? Nessuno a martellate sui denti? Beh, siete stati più fortunati di me, evidentemente. Settimana scorsa sono andato dal dentista che mi doveva togliere una vecchia corona, quella non usciva, mi ha preso esattamente a martellate sui denti. Cioè, proprio ha preso un martelletto a pistoncino, chiaramente mi aveva fatto una brocca di anestesia. Quindi c'avevo la faccia tipo Rocky Balboa, no? Adriana. Vado giù con sto martello, papà. Alla fine mi ha detto sciacqua e sputa, io chiaramente in virtù della semiparesi faciale. Ho spernacchiato fuori tutto. Quello mi ha guardato e mi ha detto l'anestesia. Io ho detto, ma per fortuna me l'hai fatta al culo l'anestesia, ma scusa. E niente, da qualche tempo c'è una coinquilina simpatica, di mestiere recita, sono andato a vederla in teatro, tra l'altro lei è bravissima nella parte dell'attrice cagna, le viene da Dio, è veramente credibilissima. Ogni tanto si lamenta, sai, tipo non fumare in salotto, mi sono svegliata col mal di testa, ma che coincidenza, anche a me viene mal di testa quando ti svegli tu, pensa un po' che... Dice, ma ti devo sempre dire le stesse cose, non ti ricordi mai, sarà l'età. Gli ho detto, ma certo che l'età, se tu fossi giovane ti ascolterei quando parli. E poi, ragazzi, ve lo dico, abitare come un comico non è una bella esperienza, perché poi ti prendo per il culo su ogni cosa. Per esempio il parcheggio, perché lei c'ha questo grave handicap, che è bionda. Quindi non riesce a parcheggiare, poi in più non ci vede da un occhio, ma quello è un altro paio di... Però l'handicap principale è che è bionda, quindi non riesce a parcheggiare. L'altro giorno mi ha detto proprio: tu non mi puoi fare le battute sul parcheggio perché io ci vedo da un occhio solo. Pronti, andiamo con le battute sui pirati. Va, servita. Chiedi e ti sarà dato, non c'è problema.